Nessun dubbio? Possibile? Una volta tanto succede. Non so fare io domanda. Come no? Dottor Salvi, la domanda è semplice. L'articolo di Magosso, per cui siamo stati condannati, è stato pubblicato nel 2004. I processi successivi sono di, insomma, 30 anni dopo l'errore che avete scritto. Come si può spiegare che a distanza di 30 anni, io non voglio fare il martire perché non ho fatto un giorno di galera, insomma, quindi, però, come si può spiegare a distanza di 30 anni un primo grado, un secondo grado, in Cassazione, con il brigadiere Covolo che è venuto in Italia apposta da dove viveva per dare la sua testimonianza in appello? Come si può spiegare che siamo stati condannati? Lo spiego io. Brevissimamente. Glielo spiego, però con parole di fortissima autocensura. Allora, i processi vengono fatti con magistrati dell'accusa, che vanno messo sotto accusa, mi alga molto, con magistrati giudicanti che magari sono della stessa area. Ricordiamo che tra carabinieri e forze della magistratura, in particolare della procura, c'è stato un rapporto intensissimo di lotta fianco a fianco, quotidiano, con rapporti di amicizia che sono andati al di là proprio dell'ambito lavorativo, che hanno cementato un contesto per cui nessuno all'interno di questo mondo può venire meno, perché ci sono dei rapporti di debito reciproco. È difficile che si dia torto all'altro dei carabinieri che ha vissuto anche nei momenti dei rischi, no? Ricordiamo le uccisioni di Galli, di Alessandrini, di uomini dell'anno. Si è vissuto fianco a fianco e, insomma, in ogni quarto, se qualcuno ha fatto qualche errore, c'è qualcuno che lo ripara. Bene, non ce ne sono altre? I filmati non sono tanti? Francesco? No, grazie per avermi dato la parola, ci volevo dire perché sono qui. Perché io credo che in quegli anni siano stati anni difficili dove, insomma, le persone sono state colpite, insomma, è stata davvero da un certo punto di vista una tragedia, e credo che quegli anni dovremmo rivederli in un altro modo, insomma, ecco, e quindi spero che questo sia in parte un inizio. Un'altra cosa che volevo dire è che domenica è uscito un articolo di una giornalista amica, Stefania Limiti, che diceva tre cose alla fine del suo articolo. Diceva che oggi sarei stato presente a questa assemblea ed è vero, sono qui. L'altra cosa che diceva è che ho in qualche modo, adesso non ricordo esattamente le parole, ma diceva che avevo, non ci tengo a che siano precise, ha scontato la pena per l'omicidio, ma finora ha sempre mantenuto il silenzio. Allora, io credo che avrei finito la pena se avessi accettato la proposta generosa che il dottor Spataro mi ha fatto al primo interrogatorio. Mi ha detto: Giordano, sappiamo che lei ha avuto un ruolo marginale ed è un peccato che rischia l'ergastolo. Lei non deve nemmeno dirci no, mi confermi quello che hanno detto gli altri e le assicuro che in meno di due anni torna fuori. E io ho preferito, come dire, andare da un'altra parte, e quindi la mia pena non è finita, perché, come dicevo prima, quegli anni hanno coinvolto persone, non si può cancellare così. Avevamo fatto una scelta, io credo che avremmo dovuto, come dire, dare più dignità a quegli anni. Io ho cercato di farlo nel mio piccolo, altri hanno scelto una strada diversa. Non è neanche vero che io in questi anni sono rimasto zitto, anche un po' per rispondere al dottor Salvini. Io ho iniziato a praticare la lotta armata nel 1974, ho terminato nel 1980, ma non col mio arresto, prima, perché io prima avevo ripreso a lavorare, facevo l'operaio e lì sono tornato.
e non sono scappato, io sono rimasto in fabbrica a lavorare e poi mi hanno arrestato e va bene così, insomma, ecco. Non ho terminato di parlare perché io comunque, da quando sono uscito dal carcere, ho iniziato a lavorare e le mie parole le uso con le persone con cui lavoro, faccio l'educatore, mi occupo di tossicodipendenza e con le mie parole cerco di aiutare le persone ad uscirne. Con le mie parole ho accompagnato tante persone a morire di AIDS e così anche continuo a occuparmi di problemi sociali sempre con le parole. Come dire, sono quello di prima con mezzi diversi. Grazie a tutti. Questo quasi non era attivo, si è ritirato dalla lotta armata e ha fatto un percorso per sua scelta già prima dell'arresto che abbiamo sentito. Mi sta scaricando, scusate, ma siccome si, la batteria che c'è con la batteria che si sta scaricando, magari se ci senti ancora Dario? Ci sono. Vuoi dire l'ultima cosa se te la senti, perché dopo la batteria la devo chiudere perché ho 2%. No, voglio solo ringraziare il dottor Salvini, un abbraccio a te e Ma va bene. Noi ringraziamo te. Chiudo perché sennò si chiude da solo. Grazie. A dopo. Abbraccio. Ciao. Ecco, se non ci sono altre domande, io credo che il dottor Salvini è stato chiarissimo su quello che è la logica di questa cosa. Avete la parola falso in questa situazione è venuta fuori in maniera chiarissima e si è capito perché. E noi speriamo tutti, io posso vedere naturalmente più di tutti gli altri, che oltre la sentenza che ci darà la Corte Europea si possa in un certo senso riaprire il processo, perché altrimenti ogni volta che si fa un'inchiesta indigesta da parte dei giornalisti, l'idea di dargli un ferro da stiro in faccia non funziona con la libertà di stampa. Se è vero che la democrazia è tenuta insieme dall'informazione corretta, se cade quella colonna lì poi non c'è più democrazia. Grazie.